Fratelli e sorelle nel Signore, questa sera voglio parlarvi di un argomento molto importante che è collegato alla guarigione, ma lo volevo affrontare dal punto di vista importante che è la speranza che il malato deve avere. Che il malato deve avere la speranza che deve avere in Dio per ottenere la guarigione. Innanzitutto dobbiamo dire che le malattie, la sofferenza in genere è necessario perché anche Gesù ha sofferto. Anche Gesù è stato perseguitato, anche Gesù, non di malattia, ma anche Gesù è stato perseguitato e gli è stato fatto tanto male. E così anche, siccome il discepolo non è da più del suo maestro, anche noi dobbiamo soffrire. Ma ci sono quelli che soffrono a cagione di persecuzione e ci sono quelli an altri anche che soffrono di altri problemi che può essere collegato anche problemi spirituali che possono essere collegati anche alla persecuzione, magari non fisica, ma la persecuzione delle persone che sono vicini a noi, alle persone che diciamo non capiscono la fede che stiamo vivendo e quindi ci fanno del male, no? Magari non se ne rendono conto, ma sono nelle mani del diavolo e sono magari vicini a noi. Poi ci sono anche le sofferenze dovute da problemi fisici, eh? Anche queste sono sofferenze. Anche queste producono, anche le malattie, le infermità producono sofferenze. Producono sofferenza, producono un qualche cosa che ci fanno stare male. Questo stare male, che cosa fa? Innanzitutto ci fa pensare alle cose più importanti della vita, perché vedete, quelli che purtroppo non soffrono, nel periodo della loro vita che non soffrono, purtroppo si danno i piaceri della vita. Si concentrano di meno sulle cose del Signore. Io voglio dire, mi voglio rivolgere in modo particolare ai credenti, a coloro che sono nati di nuovo, che hanno conosciuto il Signore Gesù Cristo, che sono nati di nuovo e i loro peccati sono stati perdonati. Quindi costoro dovrebbero avere una vita indirizzata in un certo modo, come viene indicato nella parola di Dio. Però sono soggetti, sono influenzati e sono soggetti a tante variabili nella loro vita. Ecco, una di quelle variabili è appunto quanto è presente la sofferenza nella loro vita. Perché purtroppo le persone che non soffrono, e questa è una cosa ormai assodata, è normale, avviene così, le persone che non soffrono sono più attratte dai piaceri della vita. Capite? Invece le persone che soffrono, che hanno malattie, che sono perseguitati, che comunque hanno una loro, vivono una loro, un loro periodo di sofferenza, quelle persone evitano, non hanno piacere di divertirsi, non hanno piacere di dedicarsi ai piaceri della vita. Quindi si distanziano dal mondo e si avvicinano di più alle cose del Signore, si avvicinano di più al Signore nostro Gesù Cristo, a Dio, alla parola, si dedicano maggiormente alla preghiera. E quindi, vedete, considerando queste cose, allora comprendiamo che, come anche scritto, che come Cristo soffrì, anche i credenti devono soffrire. Comprendiamo a questo punto che la sofferenza, anche dovuta anche alla malattia o alla persecuzione, ci fa del bene, capite? Ci fa del bene.
Non ci fa del male. Perché? Perché ci mantiene attaccati alla sofferenza, questo dolore, questo bisogno che il credente ha nei confronti di Dio, che deve intervenire per liberarli, per aiutarli, per dargli la forza di vivere questo momento difficile, che può essere più o meno lungo, non per forza deve essere. Allora, è breve la nostra sofferenza su questa terra, sarà breve se confrontata con l'eternità che noi vivremo, capite? Ma è chiaro che per noi adesso che lo stiamo vivendo sembra magari, c'ho questo male da un anno, c'ho questa persona che mi perseguita da un anno, 2 anni, 3 anni. Ecco, sappiate che ci sembrano tempi lunghi, ma in realtà è breve se confrontato con l'eternità. Quindi è necessario soffrire, perché la sofferenza ci tiene attaccati maggiormente alle cose del Signore, cioè il nostro interesse, l'interesse del credente che soffre non è versato verso il mondo, non ha gli occhi verso il mondo, verso il divertimento, verso i piaceri della vita, ma la sofferenza ti fa rimanere attaccata al Signore in ginocchio, faccia a terra, a gridare a Dio, piangendo perché tu hai bisogno di essere liberato, guarito, di essere, diciamo, liberato dalla persecuzione, da quelle persone che ti turbano, che ti fanno del male, da un momento contingente, come anche abbiamo vissuto in questo periodo. Hanno tolto il lavoro, hanno creato molta sofferenza, dolore e ne stanno creando ancora perché non è finito tutto, Quindi bisogna continuare a pregare per questo. Quindi vedete, la persecuzione cosa fa? C'è un problema, viviamo un problema e la sofferenza che viviamo noi è quella più forte in assoluto, quindi produce degli effetti positivi in noi, produce una gloria eterna, tu ti concentri sulle cose del Signore maggiormente. L'uomo invece che si trova sempre nelle sale da ballo a divertirsi, quello lì, capite bene che non gli interessa del Signore. Sono due cose contrarie. E quindi vedete necessario. E questo serve ragionare su queste cose, sulla sofferenza, sulla malattia, sul dolore, serve perché così ci insegna, ci aiuta ad avere un approccio alla malattia, alla sofferenza, in maniera, diciamo, giusta e corretta, perché la sofferenza è necessaria. Voi dovete sempre rapportarla al fatto che lassù nei cieli ci stanno aspettando, capite? In questa tenda, perché questo corpo è la nostra tenda, bene, ci sono le sofferenze. Noi viviamo le nostre sofferenze, i nostri dolori. E anche nel corpo, il corpo più passa il tempo, più si disfa, si sta andando disfacendo il corpo. E chi ha già una certa età se ne sta rendendo conto. Ecco, questo corpo si disfa, però lassù nei cieli c'è una tenda, una casa che ci sopravvestirà, che quella lì non si disfarà più, che non sarà più colpita dalla malattia, non sarà più colpita dalla sofferenza. E quella lì, quella nostra nuova casa che Dio ha preparato per noi ed è nei cieli, quella lì sarà per l'eternità, capite? Quindi questa sofferenza è solo per un breve tempo. Forse sta durando per anni, ci sembra lungo. No, sappiate che è un breve tempo. Perché lo dovete, bisogna raffrontare la sofferenza nei confronti dell'eternità. Se la sofferenza ci serve per entrare, no? Per ereditare la vita eterna, per entrare nel regno dei cieli, allora ben venga la sofferenza, capite? Certamente quando adesso la stiamo vivendo, la sofferenza ci rattrista, ci fa male, però attenzione, questa è volontà di Dio, capite? Perché ci sta facendo piegare in questa maniera le ginocchia, affinché rimaniamo legati maggiormente a Lui. Siamo attaccati a Lui e seguiamo la Sua volontà. Non che siamo perfetti, ma seguiamo maggiormente la Sua volontà e il nostro cuore si concentra maggiormente
sulle cose che riguardano la vita eterna e non quelle. No, non posiamo i nostri occhi sulle cose terrene, sui piaceri della vita, che sono temporanei, che prima o poi cesseranno. Quindi dobbiamo dire che le sofferenze sono necessarie, però, ecco, alla sofferenza dobbiamo aggiungere anche qualcos'altro. Cioè, la sofferenza cosa produce? Produce anche altre cose. Ad esempio, alimenta che cosa? La speranza. Perché uno che soffre e sta male, ad esempio, prendiamo in considerazione adesso della sofferenza, con la speranza, la malattia. È colpito in questa tenda, soffre, ha bisogno e vuole essere liberato da questa malattia. Quindi deve sperare in Dio che il Signore lo guarisca. Quindi qui vedete, la malattia produce sofferenza e c'è nei credenti anche il problema della speranza, cioè il credente è giusto o non è giusto che deve sperare in una guarigione? E questo è importante, perché se si approccia nella maniera giusta alla malattia e alla sofferenza, non solo cresce la speranza, ma il credente cresce spiritualmente perché viene fortificato in tutte le cose. Per quanto riguarda la speranza, qui la sofferenza, vedete, agisce, spinge sulla nostra speranza. Che cosa speriamo da Dio? Noi speriamo da Dio, che nel nome di Gesù Cristo, il Dio cosa faccia? Ci guarisca, che guarisca il malato, lo liberi dalla persecuzione, lo liberi. Ma noi ci concentriamo sull'aspetto che riguarda la sofferenza derivante dalle malattie di questo corpo, che sono tante. Quindi è importante sapere anche che la speranza, noi dobbiamo avere la speranza, perché anche questo è obbligatorio. Attenzione, è obbligatorio soffrire, nel senso che abbiamo necessità di soffrire, ma abbiamo anche la necessità di curare la nostra speranza in Dio. Che cos'è la speranza? La speranza è un sentimento che abbiamo, un sentimento di aspettare fiduciosi che Dio ci guarisca dalla malattia, aspettando, facendo quello che dobbiamo fare, pregando il Dio che ci guarisca. E questa preghiera, questa speranza, questo desiderio di essere guariti deve essere naturalmente accompagnato dalla fede, eh? La fede anche ha la sua parte, perché a parte che uno che non ha fede non prega per la guarigione divina. Poi dobbiamo pregare Dio che ci guarisca, non dobbiamo confidare e avere fiducia nell'uomo o nelle medicine dell'uomo. Attenzione, qui bisogna avere fede in Dio e avere la speranza, alimentare quindi anche la speranza che Dio possa guarire. E qui vi posso dire che la speranza in Dio, perché ci liberi dalla sofferenza, non è mai vana, non è inutile quella sofferenza, però, attenzione, quella sofferenza, quella speranza, non è mai vana, la speranza che è basata sulla parola di Dio. Non è mai vana perché? Non è mai vana perché comunque sia uno può essere malato ed è certo ed è sicuro che Dio lo possa guarire. Dipende dalla volontà di Dio. Però deve anche sapere che comunque sia, se il Signore, perché talvolta può decidere che qualche credente sia male e di quella malattia debba dipartirsi dal corpo e entrare nel regno dei cieli. Capite?
Talvolta le malattie vengono anche per far cessare la vita, anche nei credenti. Quindi, comunque sia, la speranza ci è utile o per ottenere la guarigione, o comunque per avere una piena fiducia in Dio che comunque entreremo nel regno celeste, capite? Perché non è che vivremo qui per sempre, perché se uno dice, ma io prego sempre per la guarigione, il Signore mi esaudisce, e quanti anni vuoi vivere qua, no? Se sempre ti esaudisce per la guarigione, perché hai fede, dovresti stare sempre sano e non dovresti andartene mai da questa terra, capite? Invece, è stabilito da Dio che il corpo si disfa, questo corpo, essendo terreno, temporaneo, si disfa, per poter poi un giorno andare nel regno dei cieli ed ottenere comunque alla risurrezione la copertura di questo corpo con un altro corpo glorioso e potente alla risurrezione dei morti, che non si ammalerà più e non morirà più e non si, non si avrà, non si subiranno più persecuzioni e sofferenze. Però intanto siamo qui, quindi dobbiamo conoscere il nostro stato, la nostra situazione. La dobbiamo conoscere bene, qual è, come dobbiamo, cosa dobbiamo pensare, come dobbiamo ragionare, perché questo ci aiuta ad essere, diciamo, in sintonia, in comunione con il Signore nostro Gesù Cristo. Perché se pensiamo in maniera sbagliata, se crediamo in maniera sbagliata a determinate cose, noi ci allontaniamo dal Signore, non ci avviciniamo. Ed è importante avere una speranza che è basata, quindi quello che noi aspettiamo, fiduciosi, con piena fede in Dio, quello che noi aspettiamo, è la speranza appunto, è il sentimento della speranza, quello che noi aspettiamo lo dobbiamo basare, ecco, qui è importante, lo dobbiamo basare su qualcosa di solido, deve essere giustificato, altrimenti se la speranza che io ho che i vaccini guariscano è una speranza vana, perché i vaccini non guariscono, capite? Quindi non bisogna aspettare che l'uomo intervenga o intervengano altre cose che diciamo non sono solide, non sono una giustificazione irremovibile. La nostra speranza deve essere basata sulla parola di Dio. Quella è la roccia irremovibile che nessuno potrà spostare. Quindi voglio portarvi questo messaggio appunto per farvi ragionare sulla speranza. Quando uno soffre, deve sperare nella guarigione divina, ma la deve basare su qualcosa di solido. Deve giustificare la sua speranza in quello che dice la parola di Dio che adesso andremo a vedere. Altrimenti, se tu speri in qualcosa che non è solido, che non è irremovibile, che non è eterno praticamente, che non è la verità, ti stai illudendo, cioè siamo in presenza di una falsa speranza. E nelle chiese purtroppo è pieno. Pongono la loro fiducia negli uomini e questa speranza negli uomini è sbagliata. Questa speranza è una falsa speranza. Illude quelle persone che aspettano una determinata cosa che non arriva, ma perché si sono confidati nell'uomo. Capite? Se si affidano a un uomo che non guarisce, come abbiamo visto i telepredicatori, come tante volte abbiamo visto, che non guariscono praticamente, fanno finta. Se un malato veramente si confida nell'uomo, sta avendo una falsa speranza, si sta illudendo. Ecco, questo è importante. Quindi, quando tu pensi alla guarigione, pensi, devi sperare che Dio ti guarisca, ma devi anche pensare, ma su che cosa appoggio io la mia speranza? Cioè, quali sono i principi della parola di Dio, quali sono i passi delle scritture su quale io mi baso per non illudermi, ma per avere la certezza che sto facendo la volontà di Dio. Quindi è necessario conoscere
conosce. Noi ne prendiamo solo alcuni di passaggi oggi, perché tutta la scrittura è piena della gloria di Dio, che parla di malati che vengono guariti da Dio. Ce n'è in tutta la scrittura, no? Le sofferenze, gli uomini che vengono liberati dalla sofferenza, dalle persecuzioni, dalle malattie, perché Dio è potente da fare ogni cosa. Non c'è un limite al nostro Dio. Noi abbiamo creduto nell'Iddio che ha fatto i cieli e la terra e può fare ogni cosa. Può guarire all'istante qualsiasi tipo di malattia. Non c'è nulla per lui che sia impossibile da fare. La nostra speranza, insieme alla nostra fede, devono essere basate su queste cose che si appoggiano alla parola di Dio, ai versetti della parola di Dio, perché la parola di Dio è eterna. E quindi chi si appoggia alla parola di Dio non verrà confuso, non sta avendo, non ha una falsa speranza, non si sta illudendo, ma è la parola di Dio, capite? È eterna, quindi la speranza è poggiata sulla verità, su Dio, e quindi lì non verrà meno. Quindi bisogna sperare in maniera corretta. Anche la speranza si deve appoggiare su qualcosa che è solido, capite? Che è una, deve essere una giustificazione. Quello che tu aspetti deve essere giustificato da qualche cosa. Perché se tu dici io aspetto la vita eterna, da che cosa è la speranza che tu hai? Va bene, ma su che cosa la basi? E lo devi studiare, lo devi vedere, te le devi fare le domande. Altrimenti che cosa è? Non puoi dire, ah, io vado nella vita eterna perché faccio parte di quel locale di culto, di quella comunità. No, tu non entri nel regno dei cieli perché fai parte di un locale, frequenti un locale di culto o fai parte di una comunità. Ci sono altri elementi che bisogna considerare. Che sono gli elementi che sono, diciamo, le promesse e i passi delle scritture che noi leggiamo nella parola di Dio. La nostra speranza della salvezza, ma anche della guarigione, devono essere basati, appoggiati sulla parola di Dio. Altrimenti stai vivendo una falsa speranza, ti stai illudendo. Come dice Paolo, vi ricordate ai Corinzi, dice: voi vi illudete, cioè se tu sei un fornicatore, un adultero, uno stregone, un assassino, un ladro, e vivi questo tipo di vita e non l'abbandoni chiedendo perdono a Dio nel nome di Gesù Cristo, non ti illudere, tu non entrerai nel regno dei cieli. Non è perché un giorno sei nato di nuovo, poi puoi vivere nel peccato e nulla ti accadrà. Ti stai illudendo e sapete, ce ne sono tanti di fratelli e sorelle che si sono illusi perché sono nati di nuovo, ma vivono nei piaceri della vita. Praticamente non si dedicano alle cose non si santificano e non si dedicano alle cose che devono fare, che sono scritte nella parola. Quindi noi crediamo che il Signore salva, il Signore Gesù Cristo è venuto sulla terra per lavarci dai nostri peccati col suo sacrificio, con lo spargimento del suo sangue, ma altresì crediamo che sempre per le lividure che ha subito il Signore nostro Gesù Cristo, possiamo essere anche guariti. Dobbiamo dire possiamo, perché tutto dipende dalla volontà di Dio, cioè ci sono certe malattie che il Signore, nella sua volontà, decide di non guarire, le lascia, ha i suoi motivi. Quindi leggiamo, va bene? Leggiamo. Andiamo a leggere. Quindi la nostra speranza, la nostra fede si appoggia sulla parola di Dio. Noi vogliamo, noi, chi ha delle malattie, fa bene a desiderare di essere guarito. Però questo desiderio, quindi questa speranza di essere guarito, la devi poggiare su qualcosa di solido. Questo qualcosa di solido che ti permette di rimanere in piedi con la tua speranza è la parola di Dio, non ce n'è altro. Non è la parola d'uomo, non sono i tuoi pensieri o i tuoi sentimenti, i tuoi desideri, no. È la parola di Dio, quindi la nostra speranza, la nostra fede, le nostre preghiere si devono appoggiare
sulla parola di Dio. E la parola di Dio cosa dice? Adesso andiamo a vederlo. La parola di Dio dice, cominciando dal profeta Isaia, al capitolo 53, parla del Messia che doveva venire ed è venuto. Si è sacrificato, è morto, ha sparso il suo sangue e di lui sono scritte queste cose. Capitolo 53 di Isaia, al versetto 5. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui. E per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Quindi, su Gesù, Gesù è stato trafitto, Gesù, diciamo, è morto per lavarci da tutti i nostri peccati, dalle nostre trasgressioni, ha sparso il suo sangue. E questo, diciamo, devono crederlo tutti i credenti. Quelli che sono nati di nuovo perché hanno creduto in questo, che Gesù Cristo ha perdonato i suoi peccati, li ha lavati. E su questo siamo d'accordo, tutti i credenti, diciamo, sono d'accordo sull'opera che Cristo ha fatto. Parliamo dei veri credenti, perché il sangue di Gesù Cristo ci ha purificato da ogni peccato. Però abbiamo letto che non solo c'è scritto questo nel profeta Isaia, ma c'è anche scritto che per le sue lividure siamo stati guariti, abbiamo avuto guarigione. Quindi, come crediamo? Nella stessa maniera con cui si crede che Gesù Cristo è morto per perdonarci dei nostri peccati, dobbiamo anche credere che per le sue lividure, perché l'hanno colpito con la canna, con i pugni, gli hanno sputato addosso, l'hanno malmenato. Ecco, per quella parte che Gesù ha ricevuto, per le sue lividure che ha ricevuto, quindi non per lo spargimento del sangue, quello è relativo al peccato, ma per quanto riguarda le guarigioni. Gesù ha subito quelle altre cose e sta scritto che per quello che Gesù ha subito, noi riceviamo la guarigione. Quindi, vedete, come crediamo nel perdono dei peccati, nella salvezza che Gesù ci ha dato e può dare al peccatore, e così dobbiamo credere anche nella guarigione divina. Non possiamo farne a meno, sono collegate, non possiamo credere a una parte, alla parte. E tralasciare l'altra. E proprio questo versetto viene ripreso dall'Apostolo Pietro, quindi andiamo a leggere quello che dice su questo versetto che cita l'Apostolo Pietro. Al capitolo 2 di Prima Pietro, dal versetto, leggiamo dal versetto dal versetto 22. Egli, sta parlando di Gesù, egli che non commise peccato e nella cui bocca non fu trovata alcuna frode, che oltraggiato non rendeva gli oltraggi, che soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli che ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo, sul legno affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. E mediante le cui lividure siete stati sanati. Vedete, cita i passaggi di Isaia che abbiamo letto prima. Quindi collega la morte di Gesù e lo spargimento di sangue alla remissione dei peccati. Ma Pietro, l'Apostolo Pietro, ricorda anche che le guarigioni sono state ottenute per le lividure, sempre che sono state, che Gesù si è preso su di sé, di cui è stato, diciamo, colpito. Quindi non solo dobbiamo considerare in Gesù
per quanto riguarda la parte della remissione dei peccati, ma anche sempre in quel corpo, per le lividure che egli ha subito, noi otteniamo la guarigione. Ma questo qui, per farvi capire che la speranza, il desiderio, la preghiera di essere guariti non è campata in aria, ma si poggia sulla parola di Dio. Si poggia ai suoi fondamenti della parola di Dio. Non è una cosa che si inventano gli uomini o solo i pentecostali. Non è una cosa che si sono inventati i pentecostali, la guarigione. La guarigione che viene di Dio è scritta nella parola. E il Signore vuole che noi alimentiamo questa speranza nella guarigione. Naturalmente che non deve essere una falsa speranza, sapendo anche comunque che potremmo essere colpiti da una malattia che magari il Signore non decide di guarire, ma che ci porta che ci porterà poi ad addormentarci e a salire nel regno dei cieli, capite? In qualche maniera ce li dobbiamo andare da qua, o con morte violenta perseguitati, o attraverso una malattia si va via, o se no ci sono quelli che si spengono improvvisamente, si coricano, cioè il cuore si ferma, ci sono anche quelli, però molti se ne vanno attraverso una malattia. Ecco, questi qui devono sapere, queste cose le devono sapere, perché è giusto e corretto pregare, è biblico, è poggiato sulla parola di Dio, aspettarsi di essere guariti. È giusto, il Signore vuole che si faccia questo. Però attenzione, il Signore può guarire, ma bisogna vedere sempre, bisogna conoscere, bisogna sapere che Dio guarisce se questo rientra nella sua volontà, se lui lo vuole, perché se lui ha deciso attraverso quella malattia di farci dipartire dal corpo, ed entrare in un luogo migliore, quindi vedete, la morte non è da il credente, non la deve vedere come una cosa assolutamente negativa. Ma se gusta la morte, il passaggio da questo stato terreno allo stato spirituale dei cieli non è una cosa negativa. Uno al limite potrebbe temere, no, ma diciamo potrebbe preoccuparli. Potrebbe essere preoccupato per il modo con cui se ne va da questa terra, sì, ma comunque sappia che se uno si è condotto come piace al Signore, dipartirsi da questo corpo ci guadagna, non è una perdita, capite? Quindi tu preghi il Signore, va bene, o ottieni la guarigione, gloria a Dio. Sei liberato e puoi dare gloria a Dio, tu e tutti quelli vicini che sanno della tua malattia. Ma se il Signore non ti guarisce, magari attraverso quella malattia, ti porta con sé, e non è che è una cosa negativa, è la volontà di Dio che viene portata avanti e tu ti troverai, anziché vivere ancora qui, ti troverai nel regno dei cieli. Quindi la cosa non è negativa, comunque vada, capite? Quindi la guarigione, come dice la parola, dobbiamo pregare, è buono pregare per ottenere la guarigione. Ma attenzione, se non si ottiene, ci sarà un motivo che il Signore non ci vuole guarire, capite? E poi talvolta una determinata malattia ci fa dipartire da questo corpo, ci fa andare via. Quindi andiamo col Signore, alla presenza del Signore, a glorificare il Signore, il che, insomma, non è una cosa negativa, capite? Ora passiamo al riguardo delle guarigioni. Ha parlato anche l'Apostolo Giacomo. Vediamo cosa dice Giacomo sulle guarigioni, sulla malattia e la guarigione. Capitolo 5 di Giacomo. Dal versetto 13. C'è fra voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno di animo lieto? Salmeggi. C'è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani della chiesa e preghino essi su lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore.
E la preghiera della fede salverà il malato. E il Signore lo ristabilirà. E se egli ha commesso dei peccati, gli saranno rimessi. Ecco qui, questo passo mi ricorda che, dalle ultime parole che ho letto, se egli ha commesso dei peccati, gli saranno rimessi. Quindi quando uno si trova in uno stato di malattia, deve esaminare se stesso. Perché? Perché talvolta, non sempre, ma qualche volta potrebbe essere che la malattia colpisce perché si sta vivendo nel peccato. E questo la scrittura, vedete, dobbiamo poggiare la nostra speranza conoscendo la verità, perché dobbiamo conoscere tutta la verità, anche dove magari non ci piace, anche quella parte che non ci piace. Non ci piace sapere che possiamo essere colpiti dalla malattia se viviamo nel peccato. Non ci piace, però può succedere. Ma vedete, può succedere. Però vedete, Giacomo dice anche, attenzione, se c'è qualcuno infermo, può chiamare gli anziani della chiesa che lo ungano d'olio e pregando essi su di lui nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato, quindi avverrà il perdono dei peccati e anche la guarigione del corpo. Naturalmente questo se, deve essere preceduta da un esame che il credente deve fare di se stesso per vedere se ha in sé dei peccati, li deve confessare a Dio, deve chiedere perdono e impegnarsi a non farli più. Capite? Questo è importante. Però qui il Signore vede, anche se un credente è stato colpito dalla malattia a causa del peccato, ha la possibilità. Questo che ci interessa, c'è la possibilità con questa forma, che non è l'unica per quanto riguarda le guarigioni. Con questa forma gli anziani pregheranno su di lui, ungendolo d'olio. Vedete, il Signore ha stabilito anche questo metodo per far sì che una persona sia guarita anche con l'unzione dell'olio, gli anziani che pregano su di lui, che lui ha fatto chiamare. Lui ha fatto chiamare perché se li fa chiamare lui vuol dire che crede in questa cosa. E poi dopo essersi fatto un esame di coscienza, un esame della sua vita per vedere se c'è qualche peccato. Comunque il Signore, essendo misericordioso, anche se quella malattia deriva da aver commesso dei peccati, il Signore può guarire. Vi ricordo che queste cose. Cioè, il peccato che viene colpito dalla malattia lo troviamo anche, vi ricordate, in Prima Corinzi 11, dove parla della cena del Signore. Siccome questi si ubriacavano e si accostavano alla cena del Signore indegnamente, essendo ubriachi, erano colpiti da malattia e molti sono morti, capite? Quindi vedete, essere colpiti dal peccato con una malattia non è una cosa che non è, cioè è una cosa scritturale, è una cosa che è presente nella parola di Dio. Noi dobbiamo poggiare la nostra fede, la nostra speranza in Dio, la nostra conoscenza sulla parola di Dio, non sulle parole di uomini, credenti, non creduloni, capite? Anche se il messaggio che un uomo ti porta è bellissimo da sentire. Bisogna stare attenti perché quel messaggio deve essere confermato deve essere confermato dalla parola di Dio. Se no, è un messaggio bellissimo da sentire alle orecchie, ma è falso, crea illusioni, una falsa speranza. Quindi tu, vi faccio un esempio, se uno, ci sono quelli che predicano questa cosa, se uno dice che il credente non verrà mai colpito dalla malattia, sta mentendo. Sta mentendo perché la scrittura non insegna questo, perché la malattia può anche colpirti, non perché tu, diciamo, hai per forza peccato, no. Può colpirti anche perché Dio ti vuole mettere alla prova
è perché vuole trarre gloria al suo nome operando su di te poi una grande guarigione. Però non è legato al peccato, capite? C'è anche questa situazione. Quindi vedete, se uno dice che il credente non può, non deve, non può essere malato, sta mentendo. Non è confermato ciò, non è quello che dicono, non è confermato dalla parola di Dio. Quindi stanno mentendo, stanno creando una falsa speranza, una falsa aspettazione nei confronti dei credenti. E questo non va bene. Non va bene perché li illude, hanno una falsa speranza e li spinge verso una direzione, della. Dopo gli illusi, dopo a un certo punto rimangono delusi, rimangono completamente spiazzati perché dopo si rendono conto che hanno appoggiato tutto su una falsità, hanno creduto una falsità e dopo ci rimangono male. E a volte, molte volte, la delusione, la falsa speranza ti può portare fuori di strada. Ti può portare fuori di strada, quindi bisogna fare attenzione. La speranza, quello che noi aspettiamo, deve essere poggiato sul fondamento delle scritture, non sulle parole di uomini. Quindi facciamo attenzione a questo. Un altro modo con cui si può ottenere la guarigione. E quindi questo a dimostrarvi che quel passo che è stato scritto, che per le sue lividure siamo stati guariti, siamo stati sanati, non è stato scritto così. Poi viene confermato anche da altri passi, ad esempio dal dono delle guarigioni che è scritto in Prima Corinzi al capitolo 12, tra i doni spirituali che il Signore distribuisce al suo popolo vi è anche il dono delle guarigioni. Perché il dono delle guarigioni? Perché così chi ha il dono delle guarigioni può pregare su di uno e questa persona viene guarito. Capite? Ha una malattia e viene guarito. E questo conferma ancora che noi facciamo bene ad avere la speranza che Dio operi potentemente per la guarigione, per la nostra guarigione, per noi. Facciamo bene a sperare che Dio ci guarisca da ogni malattia. Perché questa è la volontà di Dio. Poi però dobbiamo anche sapere che non sempre però è volontà di Dio guarirci su tutto, capite? Di conseguenza dobbiamo avere una considerazione corretta di tutte le cose che riguardano la malattia e la guarigione che sono scritte nella parola, equilibrata e corretta secondo le scritture. Sempre per evitare di avere una falsa speranza. Cioè, ho una falsa conoscenza, una menzogna, perché le menzogne non ti fanno camminare come piace al Signore, non ti avvicinano al regno dei cieli, capite? Anzi, ti allontanano. Quindi, bando alle menzogne e lasciamo spazio alla parola perché essa ci insegna a camminare e anche nei sentimenti, anche nell'averne, anche a sviluppare, a far crescere quella speranza nella maniera corretta, capite? Quindi è sempre, vedete, la parola. Alla parola dobbiamo andare, nella parola ci dobbiamo appoggiare completamente. Ma leggiamo anche qualche esempio, che riguarda le guarigioni, che abbiamo letto nel profeta Isaia che per le sue lividure abbiamo avuto guarigioni. Allora, se leggiamo la vita di Gesù, noi vedremo tantissime guarigioni che lui ha fatto. Ma io voglio prendervi dal libro degli Atti degli Apostoli, voglio citarvi che anche per la preghiera di determinati uomini, alcuni hanno ottenuto guarigioni potenti. Capite? Non voglio prendere le guarigioni che ha fatto Gesù, perché uno potrebbe dire, ah, quello è Gesù. No, io prendo le guarigioni che hanno fatto degli uomini. Prendo Atti degli Apostoli. E prendo le guarigioni che hanno fatto degli uomini che sono sottoposti alle stesse passioni che noi. Vi ricordo che Paolo ha dovuto riprendere Pietro. Perché stava sbagliando, no? Questo lo leggiamo nei primi capitoli di Galati, che Paolo lo ha dovuto riprendere davanti a tutti, perché stava insegnando a giudaizzare.
si era ritirato dai gentili, li riteneva impuri, si era condotto in maniera sbagliata, era da condannare, dice l'Apostolo Paolo. Ebbene, quantunque fosse un uomo che ha sbagliato, pure il Dio gli ha concesso, perché è sempre volontà di Dio quella di guarire, e Dio gli ha concesso di compiere anche delle potenti guarigioni. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che le guarigioni, anche dopo Gesù, sono continuate ad esserci. Il problema è, ma sono cessate oggi? È perché la mano di Dio si è raccorciata? Abbiamo letto i doni spirituali che erano solo per allora? Questi doni potenti erano solo per allora, e allora la Chiesa oggi non ha le stesse problematiche che avevano i credenti di allora. Certo, qui l'uomo è sempre lo stesso, sono cambiate le tecnologie, ma l'uomo, la malvagità dell'uomo, le debolezze dell'uomo sono rimaste sempre le stesse. E abbiamo bisogno sempre, tutti quanti, delle stesse armi spirituali per crescere, per non sviarci dalla verità, per vivere giorno per giorno la nostra fede. Abbiamo bisogno, noi come ce l'avevano loro a quei tempi. Quindi non cambia nulla. Non è, le guarigioni di Dio non sono cambiate, non sono mutate, non è cambiato nulla. Il Dio continua a operare e a guarire gli infermi che gridano a Lui e si rimettono nelle sue mani, sapendo le cose che devono sapere, naturalmente, senza illudersi. In Atti degli Apostoli leggiamo questo primo miracolo potente e glorioso che ha compiuto l'Apostolo Pietro insieme a Giovanni. Capitolo 3 di Atti, dal versetto 1. Or Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona e si portava un certo uomo zoppo fin dalla nascita che ogni giorno deponevano alla porta del tempio detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, veduto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò loro l'elemosina. E Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su lui, disse: Guarda noi. Ed egli li guardava intentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. E presolo per la mano destra lo sollevò. E in quell'istante le piante e le caviglie dei piedi gli si raffermarono. E d'un salto si rizzò in piedi e cominciò a camminare. Ed entrò con loro nel tempio, camminando e saltando e lodando il Dio. E tutto il popolo lo vide che camminava e lodava il Dio, e lo riconoscevano per quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del tempio. E furono ripieni di sbigottimento e di stupore per quel che gli era avvenuto. Mentre colui teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo attonito accorse a loro al portico detto di Salomone. E Pietro, veduto ciò, parlò al popolo dicendo: Uomini israeliti, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate gli occhi su noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? L'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'Iddio dei nostri padri, ha glorificato il suo servitore Gesù, che voi metteste in man di Pilato e rinnegaste dinanzi a lui, mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare. In pratica, Pietro dice che questa potente guarigione è avvenuta nel nome di Gesù Cristo. Vedete? Nel nome di Gesù Cristo. Quindi abbiamo letto in Isaia che è stato preannunciato
la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, che avrebbe portato su di sé i nostri peccati, quindi ci avrebbe salvato per mezzo della fede, per grazia, per la sua misericordia, ma per le sue lividure ci ha promesso anche guarigione. Capite? Qui dobbiamo credere a tutte e due le parti. Ed è avvenuto questo, che nel nome di Gesù Cristo molti sono stati guariti, ma non solo all'epoca che è scritta, all'epoca che viene poi trascritta nella parola di Dio. Anche oggi, ieri, qualche anno fa, decenni fa, un secolo fa, il Dio ha continuato a guarire nel nome di Gesù Cristo, continua a guarire ancora oggi. Però bisogna essere sempre equilibrati dal punto di vista biblico, perché sappiamo che dobbiamo fare determinate cose, esaminare noi stessi per vedere se siamo nel peccato, dobbiamo avere fede, perché senza fede non otterrai nulla, anche questo è importante. Senza fede, dice Giacomo, non si ottiene nulla, quindi neanche le guarigioni. Devi avere fede in Dio, nella sua parola. Poi devi sapere anche che non è obbligato il Dio per la tua preghiera fatta con fede, non è obbligato a guarirti per forza, non è obbligato, ma egli fa la sua volontà perché lui ha un piano con la malattia delle persone. Anche lì c'è un piano di Dio. Certo, noi non lo conosciamo, ecco, perché se il Signore ci dice, come ha detto a Paolo, non pregare per questa tua malattia. Se l'ordine che Dio ci dà direttamente è questo, noi non dobbiamo più pregare per quello, ma ce l'ha detto il Signore, però, non un uomo, il Signore. Ma fino a quando il Signore non ci dice no, questo non me lo chiedere più, noi dobbiamo continuare a pregare qualsiasi desiderio abbiamo nel cuore, comprese le malattie. Se stai male, tu continui a pregare, non ti stancare, non ti preoccupare. E comunque un giorno tutto cesserà, saremo nella vita eterna, avremo un corpo glorioso, la malattia non ci sarà più, però adesso siamo chiamati a fare questo. Quindi crescere anche nella speranza, vedete? Nella fede, nella speranza. Gridare a Dio, credere in quello che è scritto nella sua parola e ottenere o la guarigione o se no entriamo nella vita eterna con la malattia. Capite? Qui non bisogna mollare, non bisogna smettere di pregare, di avere fiducia in Dio, di sperare nei doni di Dio e nella guarigione di Dio. Le promesse di Dio noi le dobbiamo aspettare desiderandole con pazienza. Quindi se non si stanno verificando subito, non vi preoccupate, c'è un piano di Dio. Voi continuate a pregare, non vi fermate assolutamente. Chi vi ha detto di fermarvi? O di pensare cose strane che il Signore forse a me non me lo dà, forse a... Chi te l'ha detto? Ma da dove vengono questi pensieri? Queste sono cose che Dio le fa o ti dice che non le farà e ti dice anche che anche se non ti dice niente, tu devi farle, tu devi pregare, devi continuare a chiedere tutte le cose che sono promesse. Non c'è scritto da nessuna parte che lo devi fare per un tempo soltanto e poi smettere. No. E poi non devi pensare che per te non è questo. Chi l'ha detto? Se tu me lo provi con certezza che il Signore ti ha detto così, che per me non è questa cosa, per me non è quest'altra, va bene. Ma se non ti ha parlato, non ti ha detto niente direttamente, insisti, vai tranquillo, non ti preoccupare, non si offende il Signore se gli chiedi sempre guarigione o qualsiasi altra cosa ti serve, desideri nel tuo cuore, stai tranquillo, non ti preoccupare. Ogni preghiera poi avrà il suo premio, anche se non verrai esaudito completamente su quello che chiedi, ma già il fatto che ti stai rimettendo nelle mani del Signore, qualcosa il Dio te la darà, ti darà una grande benedizione. Capite? Quindi non bisogna mollare, non bisogna fermarsi. Anche se sei malato e non vedi miglioramenti, non ti preoccupare, tu continua a pregare. Poi smetterai quando sarai nel cielo. Quando sarai nel cielo smetterai di pregare per questa malattia, perché non ne avrai più bisogno. Però fino ad allora, finché non sei dentro al regno dei cieli, tu continua. Non ti fermare, non ti scoraggiare, non ti far fermare da nessuno, perché questa è la volontà di Dio.
volontà di Dio attraverso le scritture, conosciuta, diciamo, nella maniera corretta, ci fa un grande bene. Se invece crediamo in cose false, purtroppo si crea una falsa speranza, una falsa aspettazione e ci farà tanto male. No, noi atteniamoci quindi a quello che dicono le scritture. Ma altre volte sono avvenute altre potenti guarigioni, ne voglio citare solo alcune, perché ce ne sono tante. Ma giusto per farvi capire che il Signore ha operato e opera ancora oggi tutte le stesse cose che noi leggiamo, le fa anche oggi. Se le vuole fare, le fa, perché Lui può farle, può fare anche di più. Però rimane sempre l'unica incognita è se Lui vuole, se il Signore vuole, allora le fa. Questo è una cosa che compete il Signore, il volere, la volontà di Dio, compete il Signore. Quello che compete noi è pregare Dio e chiederle queste cose, perché Lui le può fare. Capite? E noi gli domandiamo, come gli disse quell'uomo, se tu vuoi, puoi mondarmi, no? Vi ricordate quel lebbroso? Uno gli disse, se ci puoi qualcosa, no? Di aiutare il suo figlio. E Gesù disse, se puoi, tutto è possibile a chi crede. Quindi, diciamo, il Dio può fare ogni cosa. L'altro, il lebbroso gli disse, se tu vuoi, quindi sapendo che Gesù poteva fare, operare quella liberazione, però rimaneva l'ultima incognita, che era quella della volontà di Gesù. Infatti Gesù gli rispose, sì, lo voglio, sì, mondato, capite? Ecco, questo c'è sempre, questo. Questa volontà di Dio c'è sempre in tutto quello che noi chiediamo, se è sua volontà. Quindi, per tutte le cose. E dobbiamo ricordarcelo sempre che la volontà di Dio è prima di ogni altra cosa. Altre guarigioni, quindi, passiamo a che non ci fa male ricordare delle guarigioni. Ad esempio, quello che sempre Pietro fece, che la scrittura chiama la guarigione di Enea e la risurrezione di Tabita anche, eh? Quindi due cose molto potenti. Al capitolo 9 di Atti degli Apostoli, dal versetto 32. Or avvenne che Pietro, andando qua e là da tutti, venne anche ai santi che abitavano in Lidda e quivi trovò un uomo chiamato Enea, che già da 8 anni giaceva in un lettuccio, essendo paralitico. E Pietro gli disse, Enea, Gesù Cristo ti sana, levati e rifatti il letto. Ed egli subito si levò, e tutti gli abitanti di Lidda e del pian di Sharon lo videro e si convertirono al Signore, vedete? Perché si ammalò Enea? Attenzione, quanto durò la malattia di Enea? La malattia di Enea durò 8 anni. 8 anni c'è scritto, giaceva in un letto. Allora, da 8 anni giaceva in un lettuccio. Bene? Al primo anno me l'ha detto, ah, che dura questa malattia, il secondo pure, il terzo pure. Poi arrivò Pietro, dopo 8 anni. Cosa fece? Il Dio lo guarì attraverso la preghiera di Pietro. Bene? E cosa comportò questo? Comportò che tutto, vedete, da questo segno potente, vedete, dando gloria al suo nome, Dio cosa fa? C'è scritto che lo videro e si convertirono al Signore. C'è sempre un motivo. Ha dovuto soffrire 8 anni per vedere la gloria di Dio operare su di lui. E per vedere tante anime convertirsi, vedete? Quindi c'è un motivo. Sicuramente lui è stato fortificato, perché la sofferenza ti fortifica, eh? Se stai in comunione con Dio, naturalmente. Se lo bestemmi per la malattia, non ti fortifica per niente, anzi, ti distrugge di più. Se invece uno si fortifica nel Signore,
nella malattia, cioè la malattia ti fortifica, la sofferenza ti fortifica se sei in comunione col Signore. E quando verrà la guarigione, perché se verrà, se Dio ha deciso che la guarigione venga, tu continui a pregare sempre, e Dio, vedrai che il giorno che ci sarà quella potente guarigione, ci sarà, diciamo, si vedrà la gloria di Dio operare, lo vedranno tutti, capite? Perché Dio fa le cose per dare gloria al suo nome, non per dare gloria agli uomini, non è che l'uomo che se uno prega e la persona viene guarita, la gloria va data all'uomo, no, no, la gloria va data a Dio, perché l'uomo cos'è? Non è nulla, non è l'uomo che ha guarito, no, infatti Pietro glielo disse, perché fissate lo sguardo su di noi? Mica quell'uomo è stato guarito. Quello alla porta del tempio detta bella, mica è stato guarito per noi, è Gesù Cristo che l'ha guarito, quel Gesù che voi avete crocifisso, capite? Quel Gesù per cui hanno gridato tutti Barabba, di liberare Barabba e di tenere incarcerato Gesù, per quel nome di Gesù Cristo che quell'uomo è stato guarito e ancora oggi vengono guarite le persone, e per il nome di Gesù Cristo, il Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio. Meglio specificare perché uno può dire Gesù, ma può pensare ad altro. No, noi quando diciamo Gesù, diciamo quel Gesù come è scritto nella parola di Dio, Gesù di Nazareth, nato a Nazareth, scusate, nato a Betlemme e cresciuto a Nazareth. Per questo fu chiamato Nazareno. E che è morto sulla croce, ha sparso il suo sangue, ma non solo per i nostri peccati ha sparso il suo sangue, ma sul suo corpo ha preso anche le sue lividure affinché i malati siano sanati. E infatti Enea è stato sanato dopo 8 anni che era malato. E questo è, bisogna avere fede nella parola di Dio e continuare a pregare per chi è infermo, è malato. Non è che si può fermare. Capite? Bisogna continuare a pregare per la guarigione, perché questa è la volontà di Dio. E tu, anche se non vieni esaudito, c'è un motivo. E tu non ti stai appoggiando sull'uomo, ma ti stai appoggiando sulla parola di Dio. Quindi la tua speranza è corretta, è giusta, è giustificata dalla parola di Dio. Non è una falsa speranza. Non ti stai illudendo, capite? Questo è importante, individuare bene la falsa speranza e distinguerla dalla vera speranza. Sapete quante ne prega? Tu sei già stato guarito. Vi faccio un esempio. Ci sono quelli che insegnano: no, tu sei già stato guarito, solo che devi manifestarlo. E allora uno dice: ah, ringrazio Dio di domenica, no, sono stato guarito da questa malattia. Finisce questo ringraziamento. Dico, ma sei stato guarito? No, ce l'ho ancora. E allora hai dato anche una falsa testimonianza. Perché se tu dai retta ai bugiardi, poi tu vai di male in peggio. Sei malato, dici che sei stato guarito, quando non è vero, la domenica dopo lo senti di nuovo fare la stessa testimonianza, con la speranza che queste parole dette in questa maniera ti possano guarire. No. Non funziona così, quella è una falsa speranza, è illudere le persone. Quando viene la guarigione? La senti? È dopo che viene la guarigione. Io credo che Dio mi possa guarire, non conosco la sua volontà, ma non è che ho dubbi che lui lo possa fare. Non, Dio può fare tutto quello che vuole fare. E non posso io basarmi sui miei sentimenti, desideri o parole degli uomini, capite? Dobbiamo basarci sulla parola di Dio, non sulla falsità. Non è insegnato che devi ringraziare ogni giorno che Dio ti ha guarito, ma rimani malato. Lo ringrazierai nel momento in cui sarai guarito. Perché può essere che è volontà di Dio che quella guarigione non ti venga data, capite? Perché c'è un motivo che Dio sa. Oppure che quella guarigione sarà data magari tempo dopo, 8 anni, no? Per Enea è venuta la guarigione. Quindi le cose possono non essere immediate, anche se uno ha fede in Dio, Bisogna anche aspettare la volontà di Dio. Non solo avere fede, ma anche aspettare la volontà. Avere
diciamo, esercitare la speranza, fede e speranza insieme. Certi che Dio operi, ma aspettare fiduciosi che il Signore operi. Capite? Anche la speranza c'è, non è che c'è solo la fede. Alcuni lavorano solo sulla fede. Ah, tu se credi, se, devi essere guarito per forza. Ah, bisogna vedere tante cose, tutta la somma della parola. Ma successe anche qualcos'altro lì dove andò Pietro, no? Versetto 39. Pietro allora levatosi se ne venne con loro e come fu giunto lo menarono nella sala di sopra. E tutte le vedove, praticamente c'era diciamo Tabita che era morta, si era ammalata ed era morta. Era sicuramente morta da poco e Pietro si trovava lì. E mostrandogli tutte le tuniche e i vestiti che Gazzella faceva mentre era con loro. Ma Pietro, messi tutti fuori, si pose in ginocchio e pregò. Vedete, questo è importante. Cioè, come avvenne la risurrezione di Tabita? E Pietro si è dovuto inginocchiare a pregare. A pregare che cosa? Che Dio operasse, perché non è lui che piglia le persone, le guarisce oppure le fa risuscitare da morti. Né lui, né nessun uomo. L'uomo grida a Dio, innalza le sue preghiere al Signore. E il Signore col suo Spirito Santo opera quella guarigione, risurrezione dei morti o qualsiasi cosa sia, qualsiasi cosa voglia fare. Quindi attenzione, nell'uomo, non dobbiamo puntare lo sguardo sull'asino che trasportava Gesù a Gerusalemme. Il nostro sguardo deve essere puntato sempre e solamente a Gesù, al trasportato, non all'asino che trasporta. Capite? Noi trasportiamo il messaggio. Ma quello che opera è lo Spirito Santo, è il messaggio, è la parola, è Gesù. Noi trasportiamo solamente tutte le cose, preghiamo, intercediamo, trasportiamo, portiamo il messaggio, capite? Ma noi rimaniamo sempre servi disutili, eh? Non bisogna innalzare l'uomo di nessun genere, di nessun tipo. Pietro, messi tutti fuori, si pose in ginocchio e pregò, e voltatosi verso il corpo, disse: Tabita! Verso il corpo, quindi era morta. Tabita, levati! Ed ella aprì gli occhi. E veduto Pietro si mise a sedere ed egli le diede la mano e la sollevò, e chiamati i santi e le vedove la presentò loro in vita. E ciò fu saputo per tutta Ioppe, e molti credettero nel Signore. E Pietro, vedete, molti credettero nel Signore. Vedete come i miracoli in se stessi a cosa servono? Servono a confermare che lì è Dio che sta operando e quindi se tu lo vedi devi solo credere. Infatti è scritto, no? In Ebrei è scritto questo, quindi i miracoli bisogna desiderarli, ma bisogna anche capire che cosa servono, capite? Perché alcuni li desiderano ma non sanno cosa siano. Dice al capitolo 2, versetto... Ebrei capitolo 2 dal versetto 3 leggiamo, la quale dopo essere stata prima annunziata dal Signore ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con dei segni e dei prodigi, con opere potenti svariate e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Vedete la volontà di Dio sempre. Però vedete cosa sono questi segni e prodigi? Sono una testimonianza di Dio che sta operando al fianco di quelle persone. Capite? Non è che Dio conferma solamente con segni e prodigi, perché conferma anche in altri modi, no? Però i segni e i prodigi, le guarigioni, che è quello che ci interessa, che stiamo argomentando oggi, è la conferma che Dio testimonia, è la testimonianza di Dio che quella persona sta operando nel nome di Gesù Cristo. Per questo che tentano in molti di imitare le guarigioni potenti,
e fanno finta, imbrogliano, perché vorrebbero poter godere della testimonianza di Dio finché nessuno li metta in discussione. Dopo cosa fanno? Ti danno un messaggio falso, perché ti hanno ingannato prima con i prodigi, e poi ti danno un messaggio falso e tu, cioè, ingannato dal segno, sei trasportato in un'altra strada. Ecco perché è sempre importante, prima di tutto, il messaggio, prima che i segni, cioè la parola di Dio. Quindi quello può fare tutti i segni che vuole, ma li può fare anche veramente. Ma se poi non annunzia esattamente la parola di Dio, a me i segni non mi interessano. Quindi dobbiamo avere ben presente anche questo concetto, eh? Non bisogna farsi ingannare dai segni, dai prodigi, perché se dopo ti insegna che Gesù Cristo non è Dio, anche se ha guarito uno, perché poi bisogna vedere, no? Poi noi non è che riusciamo a vedere sempre tutto subito. Magari è una falsa guarigione, noi ci crediamo, Gesù non è Dio e stiamo rinnegando il Signore. Quindi attenzione, capite? È importante questo. La parola di Dio è importante. Io credo anche che oggi sia tempo di considerare, magari il Dio ha voluto così, ha dato meno testimonianze con segni e prodigi che in passato hanno ingannato molti, magari, cioè, perché con i falsi segni e prodigi, e dare ma, totalmente, co far concentrare i credenti totalmente nella parola di Dio. Intanto su questo, poi i segni e prodigi saranno fatti quando Dio vorrà. Quindi bisogna considerare correttamente tutte le cose attraverso la parola. Leggiamo anche, prima di giungere al termine, leggiamo anche quello che fece Paolo, perché non è solo Pietro guarivano anche gli altri servitori di Dio. Anche per quanto riguarda l'Apostolo Paolo. Dell'Apostolo Paolo poi chiudiamo dicendo che c'è, queste li ha potuti guarire, però ce n'è stato anche qualcuno che non ha potuto guarire, quindi concluderemo con quello il nostro messaggio. Adesso leggiamo quello che ha potuto fare Paolo, per la grazia di Dio. Allora, naturalmente Paolo stava andando a Roma, aveva subito un naufragio e si trovava, lui e tutte le persone della nave si trovarono a Malta. Ecco qui successe, sta scritto questo, quando Paolo era a Malta, capitolo 28 di Atti, dal versetto 7 leggiamo. Or, nei dintorni di quel luogo vi erano dei poderi dell'uomo principale dell'isola, chiamato Publio, il quale ci accolse e ci albergò 3 giorni amichevolmente. E accadde che il padre di Publio giaceva malato di febbre e di dissenteria. Paolo andò a trovarlo e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. Avvenuto questo, anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti, ed essi ci fecero grandi onori, e quando salpammo ci portarono a bordo le cose necessarie. Quindi vedete, l'Apostolo Paolo, c'era quest'uomo, il padre di Publio, lo guarì e poi ne guarì tanti altri. Lo guarì. Vedete? L'Apostolo Paolo pregò e guarirono. Dopo aver pregato, gli impose le mani, prima la preghiera. Quindi impose le mani nel nome di Gesù Cristo, che avvengono anche le guarigioni, sempre nel nome di Gesù Cristo, e sempre per volontà di Dio, non per volontà d'uomo. E tutte queste persone furono guarite da Paolo. Quindi voglio dire, Paolo guariva. Però, a dimostrazione che comunque tutte le guarigioni dipendono da Dio, abbiamo anche un passo delle scritture di prima Timoteo, quando Paolo scrive a Timoteo, Timoteo che era apostolo anche lui ed era un servitore
Dio che era compagno di Paolo. Quindi. Però guardate cosa dice a riguardo di Timoteo. Dice, prima Timoteo 5, abbiamo detto 23. Paolo gli dice a Timoteo: non continuare a bere acqua soltanto, ma prendi un poco di vino a motivo del tuo stomaco e delle tue frequenti infermità. Questo passaggio è molto importante per diversi aspetti. Ad esempio, se uno ha mal di stomaco e si prende dei prodotti naturali, qui dice bevi un poco di vino, non ubriacarti, ma un poco di vino. Perché ti aiuta la digestione, perché se no ti vengono frequenti infermità di stomaco, fai bene, capite? O ti prendi un tè, ti prendi una bevanda calda, qualcosa di naturale che ti fa bene, che ti rilassa prima di andare a dormire, ecco, tutte cose che si possono fare. No, dico questo perché ci sono anche dei gruppi di persone che invece dicono che tu, se stai male, devi aspettare solo Dio, non devi prendere neanche un tè, una tisana. No, questo assolutamente no. Se c'è qualcosa che ti aiuta, ti fa stare meglio, che Dio ha costruito, ha fatto, ha creato, lo puoi prendere, non c'è problema. Non è che stai avendo meno fede in Dio, ti sta aiutando, a tollerare quel male. E questa è una delle cose che si può dire. Un'altra che si deve dire qui è: ma come? E una delle caratteristiche degli apostoli era quella appunto di guarire le persone inferme, e abbiamo un apostolo, Timoteo, compagno di un apostolo che era Paolo, che guarivano gli altri, e invece Timoteo è rimasto malato. Capite? Qui si potrebbe anche presumere che avendogli scritto così, poteva scrivergli: prega il Signore che ti guarisca, ma se Paolo sapeva che non era volontà di Dio una guarigione totale, no? Magari avevano saputo che non era volontà di Dio. E quindi quel tipo di malattia sarebbe rimasta in Timoteo. Allora cosa gli dice? Va bene, non può essere guarito, però bada comunque, non bere acqua soltanto, cerca di bere anche un po' di vino che ti aiuta nella digestione a motivo delle tue frequenti infermità di stomaco. Capite? Questo conferma che comunque è Dio che guarisce. Chi vuole lui e quando vuole lui, non è che dipende dall'uomo, da nessuno. Neanche dall'apostolo Paolo dipendeva. Quindi dipende dalla volontà di Dio. Allora, considerando tutte queste cose, io devo basare, il credente deve basare la sua speranza sulla parola di Dio, ma lo deve fare nella maniera corretta, considerando queste cose minime che oggi ho citato, ma ce ne sono anche tante altre, ma queste sono già sufficienti per gettare una base per non essere in errore, nel gridare a Dio in preghiera in caso di malattia. Quindi facciamo attenzione alla nostra speranza, in che cosa stiamo aspettando e su che cosa si basa la nostra aspettazione. È importante questo, perché vi faccio un esempio. Quelli che credono nel rapimento segreto della Chiesa hanno una falsa speranza, e la cosa è grave. Perché qualcuno dice: ah, ma vabbè, ma è lo stesso, non è che quella dottrina ti salva. No, non è che quella ti manda in perdizione e non ti fa salvare, però c'hai una falsa speranza, capite? Stai aspettando una cosa che non verrà, quindi sei ingannato, sei un illuso, sei un credulone. Non è confermato dalla parola questo. E allora studiala meglio, cercala bene dov'è questo rapimento segreto che non c'è nelle scritture. C'è il rapimento della Chiesa, ma non c'è il rapimento segreto. Questo l'ho citato così velocemente per farvi capire. Vedete, la falsa speranza comunque provocherà dei danni nel credente. Se fate spazio a una falsa speranza,
poi ci saranno dei danni, sicuro, questo è sicuro. E così anche nelle guarigioni, così in tutte le cose, noi dobbiamo aspettarci, in maniera con fede, ci dobbiamo aspettare solo le cose che sono confermate nelle scritture. Capite? Non quelle, non per parola d'uomo, ma perché le troviamo ben ferme nelle scritture, quindi nella parola che dobbiamo confidare. Dobbiamo confidare in Dio e nel nome di Gesù Cristo. E questo era il messaggio che volevo darvi per questa sera. A Dio siano la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.